pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Buongiorno. Qui che arriva con il... E basta. Con il suo passo. Buongiorno. Vabbè, eccolo. Anche la giravolta. Eccolo. Perfetto. Siamo pronti. Siamo pronti per iniziare il nostro spazio riguardo appunto il pronto soccorso digitale. Tante le domande, tante le soluzioni che sicuramente troverà il nostro prof 2.0. Per cui voi non dovete far altro che inviarci le vostre domande a unomattinoinfamiglia@rai.it oppure scriveteci un messaggio su Facebook o su Twitter. Prof, allora apriamo subito con una bella notizia, finalmente, una notizia che aspettavamo tutti da tempo e che potrebbe essere anche un deterrente per tutti quei malintenzionati che vorranno nel futuro rubarci, sottrarci il nostro cellulare. Perché adesso il cellulare dice dov'è e quindi con delle applicazioni apposite spieghiamo può bene. Avvisare nel caso in cui te lo dovessero rubare, cioè in altre parole, ti rubano il cellulare. Sì. E dentro ha un'applicazione che tu da fuori puoi interrogarla, quindi puoi andare da un altro telefono a capire cosa sta succedendo e lui dice dov'è in quel momento. Alcuni ce l'hanno già predisposto internamente, alcuni modelli, e altri invece richiedono l'installazione di applicazioni dedicate. Ce n'è una che si chiama Lookout, che fa proprio questo, cioè ti dice dove si trova il telefono, eccetera. Altre ancora, un'altra che si chiama Cerberus, carinissima, che ti fa la foto del ladro, perché lui non sa che mentre lo guarda che sta per... E questa è una notizia proprio di un mese fa, di una signora anziana di Roma che aveva scaricato questa applicazione, per cui ha ritrovato subito il cellulare, seguiva anche la vita, il ladro si è autodenunciato, fotografato praticamente la faccina da ladro, ciao. Quindi molto utili, certo, diciamo. E allora, li recuperiamo tutti i nostri cellulari e i ladri li abbiamo belli che sistemati, ma adesso invece occupiamoci a sveltire la burocrazia con il nostro sportello digitale, che oggi tocca un argomento che riguarda tutti i contribuenti, le tasse purtroppo. Per conoscere la propria situazione debitoria, però ecco, basta veramente un click, quindi veniamo a scoprire subito se abbiamo o no dei debiti. Speriamo che non ce l'abbiano nessuno. Speriamo di no, il meno possibile. Però, Nel caso si avessero debiti o comunque bisogna pagare le cartelle eccetera con l'Agenzia delle Entrate, c'è proprio il sito dedicato che è agenziaentrateriscossione.gov e lì è possibile fare un mucchio di cose entrando. Si possono pagare le cartelle, gli avvisi, si possono richiedere le rateizzazioni, richiedere e visualizzare tutti i documenti, delegare un intermediario volendo con un servizio che si chiama Equipro, e per entrare bisogna usare le proprie credenziali dell'SPID se l'avete già, o altrimenti con gli account dell'Agenzia delle Entrate o della Carta Nazionale dei Servizi. Quindi possiamo dire addio alle lunghe file anche all'Agenzia delle Entrate? Esatto. Scusa se poco. Non c'è più alle entrate le file. Anyway. Fatto la battuta, ridiamo un applauso. Battutone via internet, grazie. Marco, un applauso spontaneo proprio. Certo. Ma come mai le bufale ampiamente smentite e inverosimili sopravvivono? Cioè che cos'è che spinge a credere, anzi a non credere che la notizia sia una notizia falsa? Credere, il bisogno di credere. Di cosa? È bello, no? Ti faccio un esempio. Se ti dico che hanno trovato un megalodonte, un animale enorme, lungo 30 metri, ti incuriosisce un po', no? Sì, effettivamente sì. Quindi questa bufala parla del megalodonte. Però da qui a dire che si tratta di una notizia vera, ce ne vuole. Vabbè, intanto è divertente, il megalodonte rimane nelle... Quando non fa male a nessuno, però quando attenzione... Quando non fa male a nessuno, e non sempre è così. Il megalodonte se arriva addosso fa malissimo, però non esiste, e quindi il problema non si pone col megalodonte. Quindi circola questa news col megalodonte. Quando vedete un megalodonte, ogni 3 anni circola un megalodonte. E ne approfitto proprio per sottoporti un articolo che ho letto proprio pochi giorni fa, che dice che addirittura sarebbero proprio intere famiglie a creare praticamente queste bufale. La famiglia. Cioè, perché le famiglie si dedicano a questo? Intere famiglie che pensano a inventarsi le bufale. Perché la famiglia è un po' come, non so, il panettiere una volta, che metteva la famiglia a lavorare. Forza, tutti a lavorare, ragazzi, moglie, figli, via con l'attività in proprio. E anche il digitale ha questo genere di attività, perché si guadagnano dei soldi.
soldi? Cioè, in sostanza... sta tutto lì, certo, allora. Certo, anche questo network che hanno appena beccato, sostanzialmente aveva 175 siti, che ognuno parlava di un tema diverso, immigrati, politici, clickbait, eccetera, eccetera, insomma. E ovviamente la famiglia si occupava di inserire le finte notizie, di farle circolare. Vabbè, che il mondo sia pieno di persone stravaganti lo sappiamo, ma che certi siano sorprendentemente esagerati, beh, è impensabile però, non Marco. Non vedo nessuno di stravagante no, in giro qua. No, zero, no, zero. No. Tutti normali, prof normali. Eccoci qua. No, allora, a proposito di questo, di stravaganti, c'è questo video straordinario, guarda, adesso te lo faccio vedere. Praticamente c'è un matterello che ha deciso di fare una cosa normalissima, cioè di mettersi normale, in costume proprio, sì, su un iceberg e gonfiare un materassino a forma di pizza, perché già un materassino normale non ci era simpatico, e ha deciso di buttarsi giù. Guardiamolo, eccolo. Allora, è pronto a sedersi sulla pizza, guardalo. E se tu lo faresti, guarda, pronto, no, proprio sono con già il... pronta. Guarda, è lì sto che conta lì. E adesso salta sul materassino, sì. Guarda che si butta, guardalo lì, eccolo. Va, attenzione, sfida i ghiacci, sfida e si lancia. E a un certo punto cade nell'acqua tiepida a meno 47.000 gradi. Ed è una cosa, tu dici, perché l'ha fatto? Non lo so, però fa freddo, Ti butteresti tu con il materassino? Ma io proprio neanche morta, neanche insomma. Per un miliardo di euro. Vabbè, ne parliamo. Ah, ok. Comunque, noi gli iceberg non li abbiamo, quindi il problema non si pone. Okay. Ecco. Okay. Però abbiamo invece, Marco, il nostro appuntamento con il tutorial. Allora, vediamo oggi che cosa ci insegni con la tua sapiente fantasia. Anche quella, diciamo, quel che ragazzo... non ti manca mai. E ci farei vedere anche una cosa, sì, credo, interessante. Quel ragazzo aveva il telefono, si era dimenticato il cellulare in tasca. E addio, non solo, cellulare. Se... Sì, esatto. E invece, che cosa bisogna fare? Allora, lo metto direttamente nell'acqua. Quando facciamo il bagnetto? No, non fatelo, non mettete il cellulare nell'acqua, dovete proteggerlo, ok? Sempre. Come si fa? Ci sono delle custodie fatte apposta, eccetera, ma a noi piace risparmiare e a fare le cose in casa. Sempre. E allora, attenzione, qua abbiamo una pellicola, sì? Anche se non siamo al cinema. Pellicola da cucina. La pellicola. Una vuoi bella una mano, Marco? Ma dai, vai. Dobbiamo metti incartarlo? Qua. Lo incartiamo? Dai. Lo incartiamo? Così tutto? Ma sì, dai. E poi bisogna tagliarlo, questo è sempre difficile da sì, tagliare. Sì, ma no, bravissimo. Come sono andato? E fin qui va abbastanza bene, sì. Però... Fino qui ci siamo, ancora però non ci fidiamo, no? Vedi che si può usare ancora, schiacci. L'acqua è trebbia. Allora si prende un palloncino. Piano. Un palloncino. Ecco il palloncino. E si gonfia. Aspetta che devo prendere fiato perché mica... Aspetta. Aiuto. Di che colore sono diventato? Guarda, sei tra rosso adesso e bordo. Adesso si gonfia, pronti, guarda. E dopo si che fa una cosa incredibile. Alza il cellofono, spingi giù così, vai. Scoppia? È una specie... Tu non badare ai rumori, È il palloncino. Non sono... Ecco, fermi! E ce l'ho fatta. Vedete, praticamente è stato ricoperto da questa, insomma, in poche parole l'acqua non entra e chi se ne frega. Ma è tuo? Via, è il tuo? È mio, sì, no. Ma io mi fido. Ma sì, in acqua. Corazzo, se lo mangeranno bravo. I pesci, ma fa niente. Crepi l'avarizia. Dopo vediamo se si riaccende. Non lo so, secondo me lo vedo malissimo. Vedo delle bolle che escono, vabbè. Adesso andiamo a leggere, aspetta, anzi, no, vediamo se il cellulare funziona. No. Aspetta. Non ho il cellulare, l'asciugamano a portata di mano. Non va più, sì, va. Va? Funziona, guarda. Vogliamo vedere, guarda, vedere anche a casa, perché qualcuno guardate non casa si in fida. Credo. Magia. Magia, va, ha funzionato. È acceso, mettilo. Di qua, dov'è qua? Anche la telecamera nell'acqua, vede, vai. Funziona. E ora quindi, sono un po' bagnato, non hai perso ma il cellulare. Niente. Ora trovo un'app per asciugarmi le mani. E adesso leggiamo mentre tu ti asciughi le mani, non sì, addossarmi, grazie. Sì, tranquillo. La mail di Domenico che ci scrive: è possibile yes. che contattandomi tramite telefonate o mail possano rubare i miei dati personali? Allora, sì, perché in realtà la maggior parte dei furti di dati avvengono attraverso quella che si chiama un po' ingegneria sociale, cioè attraverso la richiesta. Siamo noi i primi a darli, per il phishing, perché li inseriamo nel posto sbagliato, perché ci arriva il virus, per varie ragioni. E allora, se il mio telefono funzionasse, potrei per esempio farti vedere, vedi, non so, adesso ti mando un messaggio via Instagram, che adesso ti cerco, e ti mando un bel messaggino che ho scritto, scritto Ingrid, mi dai la tua password?
Tu cosa fai? Se io non te la do la mia password, scusa, mia. Brava, c'è il telefono che sei veramente anacquato, però va, sono io che mi scivola tutto qua tra un po'. Ma perché non, sivolo. Togli intanto la custodia, creata? Ma è perché non lo so, c'ho paura. A costo zero, naturalmente. E in sostanza, tu fai bene a non dare la password. Non bisogna dare le nostre password, prima regola. La password è una cosa importantissima, e quindi non datela, dovete fare attenzione quando lo fate, perché sono sempre più le fonti e le possibilità di furto dati, perché tra Facebook e WhatsApp e le altre, le email, eccetera, eccetera. Per cui fate sempre molta attenzione prima di inserire username e password da qualche parte. E il vivere social, certo, ci stupisce sia negativamente, come in questo caso, quando appunto ci rubano le nostre password, ma anche positivamente. Oggi Marco ci parlerà di un'invenzione straordinaria, ma anche molto utile, che ci aiuterà, forse, se ho ben capito, anche a fare della ginnastica in casa. Non ho capito come, però adesso. Allora, in sostanza, è possibile, attraverso nuove tecnologie, cambiare i canali della televisione muovendo la testa o tutto il corpo. Mi raccomando, voi da casa non vi muovete, perché poi rischiate di cambiare canale, cioè? E state invece con quindi noi. Quindi per la mia cervicale, no, tecnologie, benissimo, uno fa così proprio, inizio qua, a scuotere la testa, impazzisco, così, va bene. E anche oggi siamo arrivati dunque alla fine del nostro pronto soccorso digitale, ma appuntamento naturalmente a sabato prossimo, e durante la settimana, se volete contattare Marco Camisani Calzolari, lui è sempre su Facebook a disposizione. Grazie Marco. A voi.